Ben ritrovati a tutti i telespettatori e a tutte le telespettatrici dei vostri soldi. Questa è la prima trasmissione televisiva interamente dedicata ai temi della finanza personale. Oggi parliamo di conti correnti, in particolare dei conti di deposito, perché stanno arrivando delle offerte anche piuttosto interessanti da parte delle banche in un momento in cui sale la tensione sui mercati, complice anche le imminenti elezioni presidenziali in America, e per quanto riguarda l'Italia sicuramente il referendum del 4 di dicembre sta un po' innervosendo gli operatori, per non parlare poi anche della necessità per il Monte dei Paschi di Siena e anche per altre banche di raccogliere molti soldi sui mercati. Di questo e di altro parliamo con Pietro Di Lorenzo, conto sul conto, al quale ci affidiamo ogni volta che vogliamo scoprire quali sono le offerte sui migliori conti di deposito. Ti vedo inquadrato, ben ritrovato Pietro. Buonasera, grazie per l'invito Carla. Allora Pietro, è cambiato qualcosa nelle ultime settimane? Beh, qui sui mercati da Class CNBC lo stiamo raccontando, lo spread che torna ad allargarsi con l'Italia che viene percepita decisamente più pericolosa a livello di titoli di Stato, per esempio della vicina Spagna che ha appena trovato il governo. È vero che ci sono delle offerte, in alcuni casi anche piuttosto interessanti per quanto riguarda i conti di deposito, Pietro, a che punto siamo? Sì, no, qualcosa si sta muovendo fortunatamente. Nelle nostre ultime trasmissioni abbiamo dato sostanzialmente un encefalogramma piatto, adesso nuovi player si stanno affacciando sul mercato e questa è una buona notizia. Come dicevi tu correttamente, l'impressione è che anche investitori più abituati al rischio al mercato finanziario, diciamo con una presenza di rischio più evidente, si stanno rifugiando in questo momento nei conti di deposito in virtù di quello che dicevi tu. Ci sono degli appuntamenti chiave, come quello degli stati e delle presidenze degli Stati Uniti, che possono sconvolgere il quadro nel giro di poche ore, analogamente a Brexit. Quindi immagino che un'elezione di Trump farebbe scattare tipicamente un sell-off dal quale molti vogliono proteggersi. Ergo, si stanno dirigendo verso queste forme sostanzialmente di parcheggio e liquidità, sperando che una volta passata, diciamo, la bufera e la volatilità si possa tornare, diciamo, con investimenti più rischiosi. Riguardo alle offerte, diciamo, le più interessanti sono legate a delle promozioni. Diciamo in questo momento il 2% è il rendimento, 2% lordo naturalmente, ahimè, è il rendimento che si può diciamo prendere su un vincolo a 12 mesi, però qui c'è da specificare che le banche che offrono questi rendimenti a 2% sono quantomeno un po' traballanti. Parliamo di Private Bank, che è una banca lettone che fra queste cose è stata, diciamo, obbligata a Banca d'Italia a chiudere le proprie sedi in 312, quindi non Che cosa succede, scusami, se uno aderisce, si fa ingolosire dalla proposta di Private Bank e poi, come ci hai appena detto, entro il 31-12 Banca d'Italia gli chiede di chiudere le filiali italiane? Non è un po' un controsenso, Pietro? Assolutamente sì, in realtà diciamo la chiusura delle filiali fisiche non comporta, come dire, l'estinzione del conto se erano abilitati ma non alla presenza fisica in Italia. Ciò non toglie che è possibile mantenere attivo il vincolo. Detto ciò, probabilmente se Banca d'Italia ha dato queste indicazioni, evidentemente un motivo c'è, e ricordo poi che la banca lettone non aderisce al fondo interbancario di garanzia nostrano e quindi presenta, diciamo, sicuramente meno garanzie. Il ragionamento è sempre lo stesso: se mi offri un mega rendimento ci può anche stare di vendersi un rischio, ma tutto sommato per un 2% credo che sia assolutamente da sconsigliare andare a imbarcarsi in queste situazioni piuttosto spinose. Così come è spinoso il rendimento, cioè il rendimento è sempre il 2%, ma lo offre Popolare di Vicenza. È inutile che mi dilungo sulla vicenda di Popolare di Vicenza, perché tutti noi più o meno conosciamo le vicissitudini della banca, così come Private Leasing, che è un'altra banca che offre un 85%, diciamo un merito di credito più basso. Alla fine, se ci pensi, il trade-off tra rischio e rendimento è l'unica cosa che in finanza vale sempre. Cioè, se mi offri qualcosina in più, sostanzialmente devi cedere qualcosina a rischio. Quindi ci stai dicendo, adesso stiamo vedendo proprio le offerte per quanto riguarda i conti depositi a 12 mesi, che chi offre questo 2% lordo però sono le banche
su cui stare molto molto attenti. Ribadisco, Private Bank ha questa richiesta da parte di Banca Italia, ci ha appena ricordato, a chiudere le filiali fisiche in Italia, e come giustamente ci ha appena detto sulla Popolare di Vicenza, in questo momento sta lavorando il fondo Atlante che è dovuto intervenire per salvarla. Invece, se andiamo sui conti a 6 mesi, la situazione cambia, c'è qualche offerta interessante? Guarda, io quello che fare in questo momento è sfruttare proprio le offerte. Su 6 mesi, diciamo, qualcosina c'è, ma non è straordinario. Anche qui vediamo Popolare di Vicenza in prima posizione. Sì, Popolare di Vicenza e Private Bank in seconda posizione. Abbiamo Banca Dinamica che per un vincolo a 6 mesi offre l'1,60%, rendimento netto 1,18.4, sostanzialmente se tu versi 20.000 euro dopo 6 mesi trovi attaccato 98,40, quindi un rendimento tutto sommato non così allettante, ma come dicevo il conto di deposito in questo momento può essere anche una, un parcheggio di liquidità. Frizzo la situazione per 6 mesi in attesa che diciamo vengano, che gli scenari sui mercati magari siano più chiari e ci siano più opportunità sul mercato obbligazionario. L'offerta che io in questo momento ritengo più interessante invece è quella relativa ai depositi liberi. Sui conti di deposito il ragionamento è questo: i nuovi player che vengono sul mercato per fare acquisizione clienti e acquisire visibilità naturalmente devono spiazzare un po' i concorrenti e quindi offrire un'offerta che sia più interessante rispetto alle altre. E in particolare c'è questo conto progetto di Banca Lecchese che offre un tasso lordo del 2,50%. Però vediamo un netto dell'1,85 che su un conto corrente oggettivamente non sembra male. Che cosa dobbiamo sapere su questa Banca Lecchese, Pietro? La cosa che bisogna sapere è in primis che questo rendimento del 2,50% vale solo per i primi 3 mesi e questo è fondamentale naturalmente, e a seguire 1,60% lordo. Io credo che insomma questa sia in questo momento l'offerta migliore perché, come dicevo, spiazzano un po' il mercato per acquisire visibilità e per avere un attimo di, diciamo, acquisire dei clienti. Naturalmente, come sai, queste offerte sono spesso limitate nel tempo, quindi qual è la capacità del risparmiatore? Avere prontezza a saltare di conto in conto sfruttando di momento in momento le diverse opportunità che vengono fuori anche in virtù di questi lanci di nuovi prodotti. Quindi in questo momento è sicuramente un'offerta sensata, ma mi raccomando, il 2,50% vale solo per i primi 3 mesi, a seguire 1,60% che tutto sommato è anche un rendimento diciamo non straordinario, ma considerando i tempi discreto. È vero, Pietro, che non sono soltanto in questo momento messi sul tavolo per ingolosire i correntisti, e poi lo vedremo tra pochi istanti, che gli italiani, nonostante il periodo di crisi, continuano ad accumulare i soldi proprio sul conto corrente. Ci sono anche dei dati interessanti che dicono che a fronte della crisi finanziaria gli italiani cercano, quando riescono a risparmiare, di lasciare i soldi in liquidità, che adesso vengono offerti anche gadget dallo smartphone oppure lo smartwatch. Che cosa attrae di più, il gadget oppure il tasso più conveniente, dal tuo osservatorio, Pietro? Ma io ho visto che il gadget soprattutto nelle fasce più giovani attrae tanto, in particolare adesso onestamente ci sono delle offerte anche non male. Facci degli esempi. Ti faccio gli esempi, sì, volentieri. Credo che quella più interessante in questo momento sia quella di Widiba. Widiba, se tu ad esempio vincoli almeno 50.000 euro per 6 mesi, ti offre un buono sconto, un buono per acquisti su Amazon di 500 euro. Se invece ne versi 20.200 euro, almeno 10.100 euro. E questa è un'offerta che tipicamente attrae i giovani che insomma, attratti un po' da questo buono sconto, cioè buon acquisto su Amazon, riescono a tramitare diversi clienti. Un'altra banca che ha avuto questa strategia è stata per certi versi vincente, secondo me più lato cliente che lato banca, è stata Hello Bank, che per lunghi periodi di tempo ha offerto dei gadget tecnologici che anche danno grande
diciamo, hanno un grosso riscontro, quindi tipicamente tablet. In questo momento offrono uno smartphone, no, uno smartwatch, un telefono di nuova, scusami, un orologio di nuova generazione, e qui il vantaggio è che devi tenere solo 3.000 euro in giacenza, e se li detieni per un certo numero di mesi in cambio hai sostanzialmente uno smartwatch. Purtroppo quello che sta succedendo è che, non riuscendosi a fare grande concorrenza sui tassi, si gioca un po' su queste promozioni e sui gadget, che però lato cliente, se ci pensi, potrebbe essere anche una buona opportunità. Meglio avere un rendimento basso e uno smartwatch in più piuttosto che solo un rendimento basso. È una magra consolazione, ma è... Sembra meglio di niente, ci stai dicendo, giustamente Pietro. Poi si sa che gli italiani sono molto amanti dei gadget tecnologici, invece sono un po' meno amanti del fatto che i loro conti correnti continuano a lievitare sul fronte dei costi a causa del salvabanche. Abbiamo già dedicato diverse puntate qui ai vostri soldi, a questa novità che ormai si sta imponendo da settembre. Quali sono le ultime notizie, Pietro? È vero che quindi cominciano a costare sempre di più i conti correnti? Sì, purtroppo sì, tocchiamo i tasti dolenti, nel senso che questi salvataggi bancari tipicamente andranno probabilmente a girare il costo del salvataggio sul maggior costo del conto corrente. Ci sono già alcune banche che hanno aumentato, tipo Banco Popolare ha messo una sorta di una tantum, e UBI Banca ha aumentato il conto di circa 12 euro all'anno. Quindi il consiglio qui è di monitorare attentamente le condizioni che ricordo possono essere variate unilateralmente, purché ci sia una comunicazione della banca che dà 60 giorni di tempo al cliente per opporsi o quantomeno chiudere il rapporto. Quindi se vi arriva una letterina alla banca nella quale vengono comunicate un cambiamento delle condizioni, cosa che temo arriverà su diverse banche, è naturalmente possibile, ma entro 60 giorni, chiudere il rapporto o in qualche modo contestare o non accettare le condizioni, quindi chiudere il rapporto bancario. Quindi l'input è attenzione a quello che succederà, soprattutto nei primi mesi 2017, la tendenza è quella di scaricare i maggiori costi sui clienti. E quindi bisogna sempre, mi rendo conto che è una cosa di una noia mortale, ma guardare attentamente gli estratti conti e le comunicazioni che ci arrivano. E soprattutto, visto che gli italiani sembrano essere molto pigri nel momento in cui devono cambiare banca, bisogna fare davvero un calcolo vantaggi e svantaggi di rimanere in una banca oppure aprire un nuovo conto. Lo dicevo in apertura di trasmissione, sono arrivati i dati di Banca d'Italia che dice che negli ultimi 10 anni però sono aumentati i conti di deposito degli italiani, e sono aumentati anche di una cifra importante, ce ne sono 5.000 in più in 10 anni, dati della Banca d'Italia, che segnala anche il fatto che lo spessore di questo conto di deposito, cioè i soldi messi in conto di deposito, sono cresciuti negli ultimi anni. Come te lo spieghi, Pietro, in un momento in cui invece la crisi continua a mordere come le tasche degli italiani? Ma io credo che anche in virtù di quanto è successo sui mercati locali ci sia sempre una maggiore avversione al rischio. L'investimento sui mercati finanziari viene visto come un grande rischio piuttosto che un'opportunità. Questo complice, se ci pensi, anche l'andamento di Piazza Affari negli ultimi 10 anni. Considera che 2006-2016 Piazza Affari è purtroppo la peggior borsa fra le principali dopo la Grecia, e di fatto quindi quasi tutti quelli che hanno investito sul mercato azionario italiano hanno avuto cocenti delusioni. In più questo tam tam mediatico su prodotti rischiosi e poco trasparenti, su continue truffe eccetera eccetera, secondo me ha distolto i risparmiatori a rivolgersi a investimenti più rischiosi, e preferiscono, se ci pensi, tenere i soldi su una sorta di salvadanaio online. Questo, se ci pensi, sono i conti di deposito. C'è un porto sicuro dove veicolare i propri soldi senza avere il rischio di sostanzialmente perderli in virtù della volatilità dei mercati e di quanto c'entrano. Quindi credo che sia più una scelta conservativa legata a una percezione del rischio che una scelta, diciamo, razionale,
spesso anche non si riescono a trovare le opportunità sui mercati finanziari, perché pensa a tutti quelli che investivano in BTP, adesso sono sostanzialmente orfani dell'investimento che probabilmente la faceva da padrone negli ultimi 30 anni nei portafogli dei risparmiatori italiani. Pietro, siamo già in conclusione, vorrei però che tu rispondessi al signor Roberto che ci ha scritto, l'SMS è il 366-6282-858. È corretto il comportamento della banca che ritarda l'apertura di un conto corrente oltre il termine di scadenza di un'offerta promozionale? Questo un po' si collega al tema della giornata di oggi. Rapidamente, Pietro. No, assolutamente non lo è, francamente è piuttosto curioso questo atteggiamento, nel senso che se io ti faccio un'offerta è perché desidero che tu venga da me. Non dare seguito all'offerta è piuttosto curioso, però in linea di principio diciamo qualche volta le offerte sono molto vantaggiose e c'è probabilmente più di quanto uno si possa immaginare, che diciamo chi offre si possa immaginare, quindi va un po' in affanno, però tipicamente diciamo io contatterei il servizio clienti e farei valere le mie ragioni. Credo che sia piuttosto insensato offrire una cosa e poi offrire un'offerta e poi non dare seguito. E quindi quello che farei senza andare subito, insomma, cercherei una via bonaria con un computer con il consenso. Per trovare un accordo. Grazie davvero. Grazie Pietro Di Lorenzo, conto sul conto, ti aspettiamo prestissimo. Grazie Pietro. Ciao, grazie mille Carla. È tutto per la puntata di oggi dei Vostri Soldi, noi torniamo domani, parleremo di carte di credito. Restate con noi.